Quello che cerchiamo di portare avanti sono le soluzioni a una situazione di sfruttamento di schiavitù all'interno della filiera agricola. Che questo avvenga, come si direbbe, meglio tardi che mai, però guardiamo sempre la sostanza e il risultato da portare avanti. E l'incontro di oggi è stato caratterizzato da questa disponibilità da parte del Ministro del Lavoro su temi, su proposte che noi abbiamo portato avanti, che parte dall'istituzione di un tavolo permanente interministeriale con la partecipazione dei lavoratori, delle aziende, altro che delle regioni, su temi che riguardano rispetto dei diritti contrattuali, la sicurezza sul lavoro, contro l'intermediazione, quindi varie forme di sfruttamento. Si tratta di oltre 600.000 lavoratori impegnati nel settore dell'edilizia, agricoltura, piuttosto all'interno della filiera della grande distribuzione, perché l'ultima regolarizzazione data del 2012 e lì c'era un governo che aveva al suo interno anche la Lega Nord. Ecco, quindi per noi non c'è argomento tabù, ma si tratta di dare finalmente la possibilità a questi lavoratori e anche a queste famiglie di poter sanare una situazione. Per chi oggi ha varie forme di interessi per attaccare la struttura dell'INPS, quello che vogliamo dire, noi non abbiamo bisogno di strumentalizzazione. Ciò di cui abbiamo bisogno è uguale lavoro, uguale salario, altro che caccia alle streghe. Perché i migranti sono un peso in Italia, è una bugia, è un discorso, una campagna strumentale, propagandistica che sta lì per distrarre l'attenzione dai temi delle disuguaglianze sociali che ci affliggono. Quanto in realtà i dati ci dicono che tutti contribuiamo allo sviluppo di questo paese. Oggi chi è al governo si è candidato ad affrontare questi temi. Ecco, noi siamo a guardare il merito di questi temi. Probabilmente quando finirà questa campagna elettorale permanente e costante, noi facciamo sindacato. Per questo motivo non ci sentiamo richiamati in quei discorsi. Ci proviamo ogni giorno. Soumeila Sakho era uno di questi lavoratori che hanno deciso di combattere per migliorare la propria condizione lavorativa e sociale da un punto di vista collettivo.